come raccontare questa partita? Un primo tempo davvero straordinario, 4-5 palle gol, e poi un calcio di rigore che ti ha praticamente tagliato le gambe, se vogliamo, per quello che avevate costruito. Ma sul calcio di rigore non voglio discutere, perché le decisioni degli arbitri non vengono discusse né dagli allenatori né dagli addetti ai lavori per quanto riguarda la squadra e quant'altro. Mi va di dire che la mia squadra ha dato tanto, ha dato tutto per raggiungere la vittoria, affinché insomma si potevano conquistare questi benedetti 3 punti, non ci siamo riusciti. Devo solamente ringraziare questo gruppo, questi ragazzi, perché oggi hanno dato tantissimo, hanno dimostrato di potersi da giocare e veramente, veramente con un grande impegno sono arrivati fino alla fine cercando la vittoria. Ma i cambi servono per migliorare, i cambi servono per portare qualcosa di positivo. La squadra in quel momento stava un po' soffrendo, si era abbassata troppo e quindi stavamo concedendo un po' di campo alla regina. Sia l'entrata di Salvocaci che l'entrata di Giorgio ci hanno creato delle buone opportunità per arrivare al gol, però non ci siamo riusciti. Giorgio è un giocatore di 41 e passa anni, si deve gestire fisicamente, deve stare bene fisicamente, perché se non sta bene fisicamente non può aiutare questa squadra che ha bisogno di salvarsi, perché noi siamo una squadra che ha tanti problemi, dobbiamo aggiungere la salvezza. Se Giorgio sta bene fisicamente ci può dare una mano. Ma sicuramente è un campionato equilibrato, è un campionato che non lascia niente a caso. I risultati di oggi evidenziano qual è il grande equilibrio che c'è in questo campionato. Noi abbiamo conquistato un punto, lo prendiamo come un segnale positivo, muoviamo la classifica, perché sappiamo che andare avanti passo dopo passo è fondamentale. Mi dispiace non aver raggiunto la vittoria, ma solamente per episodi. Andiamo avanti e sicuramente facciamo grande tesoro di quello che abbiamo dimostrato oggi per poter proseguire per il nostro cammino. Guarda, quando tu dai tanto il primo tempo, con grande intensità, con grande voglia, è normale che poi 10 minuti, un quarto d'ora li devi concedere obbligatoriamente alla squadra avversaria. Però poi fortunatamente con i cambi, diciamo, con le persone magari che erano fisicamente, che stavano bene, perché sia Zumbo che insomma quelli che sono usciti da Costa hanno giocato tutte le partite, non sono mai riposate, quindi anche questo è un fattore determinante. Abbiamo concesso un quarto d'ora, ma l'abbiamo concesso a una squadra importante, l'abbiamo concesso alla regina, ma alla fine penso che lo scudetto è venuto fuori e solamente l'episodio non ci ha sancito la vittoria. Diciamo che forse quel calcio di rigore concesso allo Scadere del primo tempo che ha un po' tagliato le gambe. Ma è un episodio strano, è un episodio che io non ho detto prima, non voglio giudicare, perché non mi va di giudicare l'operato dell'arbitro. Se l'arbitro l'ha vista in quel modo vuol dire che era rigore, però secondo me non ci dobbiamo concentrare sull'episodio in se stesso, ma bensì su quello che doveva essere la nostra gara. L'abbiamo fatto, solamente l'episodio, solamente un po' di determinazione in più sotto porta non ci ha portati i 3 punti a casa. Faccio l'ultima domanda, lei ha parlato nelle scorse conferenze stampa di una squadra che comunque si sta migliorando partita dopo partita, credo che oggi ci siano stati dei miglioramenti notevoli rispetto alle altre gare. Ma l'ho sempre detto, una squadra formata per il 90% di tutte persone, giocatori nuovi, tantissimi problemi, giocatori che sono arrivati in corsa, fisicamente chi è in ritardo, avevo bisogno di tempo, oggi l'hanno dimostrato, che quello che ho detto io è la verità. Oggi un grande gruppo, grande determinazione e soprattutto grande forza di questa squadra di cercare un risultato positivo, che era quello che noi andavamo, abbiamo preparato la settimana proprio per questo motivo. Mister, ultima domanda che la devo fare. Fabio Costa è stato sostituito, questo dimostra che il mister non ha gerarchie, non ha scale di valori, ma Fabio ci è rimasto male. E poi altrettanto la beffa, perché l'arbitro secondo me giustamente anche sforzo. No, Fabio non ci è rimasto male. Fabio era amareggiato per una serie di situazioni diciamo in campo, per cui non ha potuto fare tantissimo o fare qualcosa per questa squadra. Non era arrabbiato con il sottoscritto, non era arrabbiato con la squadra. Fabio era solamente amareggiato perché non è riuscito con il suo aiuto, con il suo operato, di aiutare questa squadra, solo questo. Solo che poi sia Guardarini che l'arbitro hanno frainteso il gesto di Fabio, e mi dispiace perché non ho mai visto un'espulsione del genere dovuta a un fatto di quello. Fabio nel primo tempo ha
tirato il gol almeno. Ma Fabio è un giocatore fondamentale, importante. Ma Fabio ha giocato tutte le partite. Fabio non si è fermato un minuto. Fabio è stato quasi protagonista in tutte le gare. E come tutti i giocatori, fisiologicamente hanno bisogno magari di essere un po' tirati dietro e magari mettere in campo persone che hanno giocato di meno e poi devono dare qualcosa nella parte finale della partita. Mister, questa squadra non perde da 4 partite, questo forse è il fatto più positivo, oltre alla disdetta, se vogliamo, di non aver vinto una gara in casa. Ma la squadra non perde da 4 partite, ma la squadra deve vincere. La squadra non perde una buona cosa, ma la squadra ha bisogno di vincere, la squadra ha bisogno di allungare, ha bisogno di conquistare un po' di fiducia e stiamo lavorando qua per questo, siamo qui per questo. L'inizio è buono e speriamo di continuare così fino al raggiungimento del nostro obiettivo.